Allora, il servizio sarà disponibile su tutto il territorio del comune di Rimini, così come i monopattini. Il servizio funziona in maniera analoga, quindi si scannerizza il QR code presente sul manubrio sulla parte posteriore, si stacca il lucchetto dalla parte posteriore, poi si dà una pedalata e si parte. E per quanto riguarda i costi, sono analoghi a quelli dei monopattini, quindi 1 euro per lo sblocco e 25 centesimi al minuto, e porteremo 300 biciclette che si vanno ad aggiungere alla flotta di 500 monopattini già operanti su Rimini. Siamo contenti di portare le bici, il servizio di bike sharing, oltre a quello di monopattini, anche per dare valore agli investimenti fatti dall'amministrazione in termini di infrastrutture, che danno una mano ovviamente a cittadini e turisti a utilizzare questi mezzi in sempre maggiore sicurezza, ed è il motivo per cui siamo fiduciosi che anche il programma di bike sharing sarà un successo, come già avvenuto con quello dei monopattini.